Una vera e propria centrale dello spaccio, quella Vittoria, gestita da madre e figlio. Si tratta della loro abitazione, situata nel centro cittadino, dove a tutte le ore del giorno si presentavano un tot di persone intente a comprare della droga, del tipo marijuana e cocaina. La Polizia di Stato di Vittoria ha iniziato le indagini lo scorso settembre, osservando, controllando e pedinando i due, predisponendo un'operazione finalizzata alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti di diversa tipologia. Lunedì 19 ottobre è stata eseguita infatti un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica di Ragusa, nei confronti dei due. Nel corso delle indagini è stata effettuata una perquisizione dell'abitazione, che però nell'immediatezza non aveva consentito di rinvenire alcuna sostanza stupefacente, ma solo una somma di denaro in contanti di circa 10.000 euro, somma sproporzionata rispetto allo stato di disoccupazione e alla percezione dei redditi da pensione degli indagati. L'abitazione tra l'altro era munita all'esterno di un impianto di videosorveglianza che non permetteva ai poliziotti di avvicinarsi senza essere notati. Alla luce dei riscontri investigativi, il vittoriese di 44 anni era già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Dopo le formalità di rito, il soggetto è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. A carico della madre dell'arrestato, invece, una donna vittoriese di 68 anni, che partecipava attivamente alla gestione dei clienti, è stata emessa un'apposita misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.